si trova alle porte della città di Abbiategrasso, proprio sullo snodo tra il Naviglio Grande e il Naviglio di Bereguardo, un crocevia per la città fatto da un maestoso complesso architettonico. È il palazzo cittadini stampa, il più antico documento in cui si parla dell'edificio è il testamento risalente al 1697 del sacerdote Giuseppe Cittadini, che è considerato come il probabile autore di quest'opera. I lavori di restauro terminati nel 2014 hanno portato alla luce il nucleo originale dell'edificio, una torre a pianta quadrata che nel corso degli anni fu affiancata e inglobata da altre opere edili fino a scomparire nell'attuale struttura. Siamo qui a Castelletto di Abbiategrasso, di fronte al Naviglio e di fronte a Palazzo Cittadini Stampa, che è uno dei monumenti più importanti di Abbiategrasso. È una residenza da nobile voluta dai cittadini, qui avevano già delle proprietà dal 400 proprio perché era comodo per la presenza del Naviglio Grande per il trasporto, il carico, le merci, i trasferimenti. Però nel 600 diventa necessario, come tutti i nobili milanesi, avere una residenza di rappresentanza sul Naviglio Grande e quindi vengono qui e ristrutturano le proprietà che avevano e realizzano questo palazzo di stile barocco molto semplice all'esterno, con un bel balconcino al centro e delle sale affrescate internamente. Nel 400 la famiglia Cittadini, in particolare Filippo Cittadini, incominciano a costruire le fortune appunto della famiglia e inizia come mercante di tessuti nelle zone del lago di Como e diventa un piccolo funzionario alla corte ducale del Ducato di Milano. Per i suoi servizi viene ricompensato con una serie di proprietà, tra cui appunto queste a Castelletto di Abbiategrasso, case, terreni che si estendevano fino alla vicina Ozero. Rimane così, però non tocca molto gli edifici di cui è entrato in possesso, e questo lo lascerà ai suoi eredi, tra cui Paolo e Girolamo nel 600, che tra il 1640 e il 1680 vorranno appunto avere anche loro un palazzo da nobile sulle rive del Naviglio Grande. Il palazzo è passato poi in eredità per linea femminile al noto patriota risorgimentale Gaspare Stampa, che qui ha ospitato personaggi del calibro di Mazzini, Bakunin, Quadrio, noti personaggi appunto dell'Ottocento e dell'epopea risorgimentale. E poi attraverso le proprie eredi, e sempre per linea femminile, è stato donato prima all'ente assistenziale di Milano, che l'ha affittato, e in questo periodo è iniziato il degrado dei locali, fino a quando il comune di Abbiategrasso lo ha acquistato e nel 1978 è stato scelto come set cinematografico per alcune scene dell'Albero degli Zoccoli di Ermanno Ulmi, che si è innamorato proprio di questa zona e in particolare di questo palazzo e ha spinto l'amministrazione a provvedere alla sua manutenzione, alla sua conservazione. Sono partiti quindi i lavori sulla copertura e poi nel 2014 i restauri di tutta la parte nobile. Io invito ovviamente chiunque a venire a visitare il Palazzo Stampa, il Palazzo Cittadini Stampa del Castelletto di Abbiategrasso, perché è una delle poche residenze da nobile delle famose ville di delizia di epoca appunto seicentesca, settecentesca, che è visitabile internamente lungo il Naviglio Grande.